C'è un'immagine del 1989 che Ivano ha scattato in un ambiente marino, dove c'è una doccia che sta sgorgando, irrorando, senza che nessuno ne goda. L'immagine è una di quelle che negli anni Ottanta doveva avere tutte le sue caratteristiche compositive. Se la guardate troverete tutte le proporzioni, è vero, degli spazi di contorno, esattamente alla fine la striscietta del mare, l'orizzonte. E guarda caso che sotto questa doccia compare un manifesto stracciato di una donna che ha l'atteggiamento di essere sotto quella doccia, che mi piace. Non riesco a capire perché mi piace, perché non è un'immagine formale come era la cultura del suo tempo, eppure nasce dal formale. È un'immagine che attraverso il concetto, vero, della gestualità della donna, mi porta a un messaggio sinestetico. Cos'è la sinestesia? La sinestesia è una figura retorica che mi parla attraverso i sensi, cioè non mi dà un concetto, non va a sollecitare ciò che è logico, ma semplicemente mi trasmette una sensazione fisica, che può essere a quel punto qua il senso dell'acqua, può essere un aspetto di calore o di freddezza. E qua entriamo dentro, con la sinestesia, nel mondo dei colori di Ivano. Quante volte col grandangolo ha messo come soglia il punto dal quale poi trovava senso tutte le immagini. C'è un'immagine dove una donna è in jeans, scarpe con tacco alto, guarda una valle, un deserto americano, e viene ripresa da una moto, da Easy Rider. Quindi il serbatoio con icona erotica, il sedile di pelle, e quella è la soglia attraverso il quale andare a leggere questo atteggiamento di questa donna che guarda questo paesaggio. E perché mi serve? Mi serve per dirmi che ciò che guarda è fondamentalmente dentro al mito dell'immaginario che l'America ha saputo trasmettere a noi.